Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di pista motorsport. Allora, questo titolo argentino è uscito ieri su Steam e ieri ho avuto subito il piacere di fare una live per scoprire insieme a voi questo titolo e con mia grande delusione e delusione condivisa da chi mi ha seguito la live ieri scopriamo che il titolo è completamente fuori da quelle che sono le aspettative di un titolo che aveva delle belle premesse per quelle che erano le foto, le immagini che ci avevano fatto vedere, ma anche completamente fuori dagli schemi delle aspettative di un titolo nel 2024. Ora, io non voglio dare lezioni morali a nessuno, né lezioni strategiche, marketing, eccetera, a nessuno, perché non sono nessuno, però voglio dare la mia piccola opinione per chi vuole ascoltarla. Allora, se tu entri in un mercato in cui oggi Raceroom si sta rifacendo il look, che sta uscendo Assetto Corsa Evo, che ha una grafica che sembra fotorealistica, che Le Mans Ultimate ha preso il motore grafico di R Factor 2 e lo ha migliorato per essere più bello, che iRacing sta assumendo personale per rifare il look completo di iRacing, che stanno uscendo altri tipo GTR Revival, che vi invito a guardare il video del 31 agosto, che non si chiama più così, ve lo anticipo, anzi ve l'ho già scritto, che sta facendo un look pazzesco, che il rendering siamo qui che aspettiamo che esca, e tu esci con una, secondo quello che dice lo sviluppatore, un early access in beta, che beta non è per me, ma è una pre alfa di quando si discute tra sviluppatori e si butta giù una bozza di codice così. Mi sento preso in giro e soprattutto secondo me non si fa di chiedere il finanziamento facendo un early access senza essere senza aver dichiarato un pelo prima: ragazzi, abbiamo finito i fondi, oppure dateci fiducia, cioè un po' come ha fatto Studio 397, usciamo in early access per finanziarlo, che okay? Almeno io non l'ho visto, se l'ho visto chiedo venia subito, e quindi di conseguenza ti dichiari su Twitch il giorno stesso: sì è una beta, abbiamo tirato fuori il gioco per finanziarci. Dimmelo prima, ci fai più figura, e soprattutto quello che mi fa perdere le speranze è l'insieme di questo titolo, che non ha senso, non ha né capo né coda. Quando uno dice abbiamo scaricato l'APK per Android, quindi come applicazione che si può giocare con cellulare, ha ragione, perché in questo preciso momento l'istantanea di pista motorsport è questa, è un gioco per cellulare. L'audio fa schifo, non esiste fisica, la grafica... Ragazzi, ma si può proporre una grafica così? Cioè, io vedo Rainsport che unisce il motore fisico di R Factor 2 per cercare di avere qualcosa di, diciamo, sostanziale su quel comparto lì, e prende l'Unreal Engine 5 per, insomma, avere un effetto grafico, insomma, in modo tale che sia presentabile. E tu mi esci fuori con un motore grafico che non so manco qual è, ok? E in più tiri fuori delle foto dal gameplay che io, con una macchina abbastanza potente, non riesco a replicare. Quindi mi viene da dire che avete fatto fotoritocco per fare specchietto alle allodole, perché quando andate nello showroom e fate scorrere le macchine non sono renderizzate come ad esempio su Assetto Corsa Competizione o su R Factor 2, che tu puoi girare la macchina e vederla in tutta la sua complessità 3D. No, sono delle foto. Le skin cambiano, la foto della macchina rimane quella. Poi andiamo a vedere le immagini del gameplay reale e quelle che sono state proposte su Steam in giro, e non c'entrano nulla. Quindi normalmente io difendo gli sviluppatori, normalmente cerco di trovare il meglio di tutto su tutto per avere speranza, però un progetto con questa base qui per me non ha senso, e perdo fiducia, perché comunque secondo me bisogna essere onesti fino alla fine. Quindi abbiamo un bel progetto in Argentina con il campionato argentino, con circuiti nuovi, un po' come aveva fatto Automobilista 2, no? Bellissimo, con queste macchine diverse, con questo campionato che è vissuto diversamente, non lo so, avevo una speranza. Però con queste premesse, ragazzi, ma dove vogliamo andare? Quindi questa è la mia opinione, sono evidentemente deluso, no, ragazzi, da questo titolo. Quindi vi lascio le migliori parti della live di ieri, per chi se l'è perso, è anche presente comunque la live intera con 6-7 minuti di vuoto, perché ho avuto anche problemi tecnici, quindi la live era partita molto bene assolutamente ieri sera, dove esprimo completamente quelle che sono le mie impressioni su questo titolo, e soprattutto con le chicche dei commenti di tutti quelli che mi hanno seguito in live, che ringrazio, perché è stato veramente un momento comunque molto divertente in questo senso qua. E a questo punto
come al solito, se queste mie opinioni un pelino più sopra le righe vi sono piaciute, pollice in su, non esitate a lasciare un commento, ditemi cosa ne pensate anche voi, ovviamente iscrivetevi al canale e non perdetevi l'ultima parte del video. Da Fabrizio è tutto e un abbraccio, ciao. Cioè, mi sono abbassato di più a fare tipo a lanciare la live che a testare il gioco. Oh, prendo sta live e faccio proprio il video. Cosa ne penso di pista motorsport? Tutte le parolacce, tutte le battute. Allora, vediamo se abbiamo buttato 15 euro, ragazzi. Allora, subito. Questa è la schermata principale. Ho già fatto i settaggi, sono un po' impazzito. Ho perso 5-10 minuti. Quindi propone race 0. Time attack, il garage dove vi fa vedere tutte le auto, quindi Formula 3 metropolitana con tutte le livree. Ve lo dico subito, una macchina di me, Fiat 1, in questo pista motorsport ovviamente argentino, che non l'ho provato. Poi abbiamo Turismo Pista C3, che è una Toyota, che cacchio è questa cosa, che manco si può girare. Poi abbiamo Procar 4000, questa sembra interessante, ma andiamo a provarla. Poi prossimamente ci sono altre macchine che devono arrivare. Allora, parlando di grafica, ragazzi, ve lo dico subito, è una mezza delusione, sembra un giochino degli anni 2000. Sensazione di velocità zero, l'audio, ma poi sono tutto uguale, l'ho provato una prima, mamma mia, deludente. Non mi funziona neanche la dashboard, force feedback ridicolo, frastagliato. Sensazione di velocità zero. Grafica, avete presente Race Room ai primi tempi? Uguale. Sembra un gioco di cellulare, non li spendete questi 15 euro, raga. Sì, no, basta, è proprio brutto il Conte. Non so neanche che motore grafico abbia. Fammi vedere, guarda qua. Cioè, sembra... C'ha ragione Eugenio quando l'ha provato, ha detto sembra un gioco da cellulare. Prime impressioni, non compratelo. Non è un simulatore, non è un arcade. Ma si può dire live che era... di gioco, ragazzi, sì, vero? Cioè, ma che cazzo è sta cosa? Cioè, ma che, come cazzo fanno a presentare un gioco? Cioè, un gioco, un early access che non... cioè, non sa di nulla. L'unica cosa buona che hanno, volete sapere cos'è? Il track walk. Cioè, capito? Questi si sono inventati il track walk per andare a guardare la pista. Boh, dall'early access si vede la qualità, o sbaglio, ragazzi, di come sarà questo gioco? Che cazzo mi devi cambiare a livello grafico? Cioè, sembrano... guarda qua, i poligoni sono grandi quanto la mia testa. Come dicevano in una famosa citazione, ma sono del mestiere questi. Cioè, è nato stanco sto motore, va. Ha già stufato sto coso. Però l'audio è buono, dici Rob? Se a te piace. Cioè, ragazzi, che... ma che è sta cosa? Allora, il Conte, se fosse stato lanciato nel 97 sarebbe stato un buon titolo. Effettivamente. Guarda qua, che è sta cosa? Sapete chi sembra? Fallout, il primo, uguale, guardate le texture. Minchia, c'ha 5 marce questa. Guardate che sensazione di velocità a 130 all'ora, ragazzi, eh. Ma va. Macchina di... oh, sembra i motori del kart. Ho detto più parolacce in questa live che tipo in tutte le live che ho fatto, guarda. Questo è l'effetto che mi fanno questi giochini. Che è un giochino, eh. Mi sembra di capire che ti sta dando ottime sensazioni. Cioè, sì, certo. È palese, no? Si vede che... mamma mia, che gioco. Non scaricatelo, non ci pensate neanche, fidatevi di me. Non... cioè, ma quando l'hanno testato, che avranno detto, wow, che bello. Io mi sarei vergognato. Sputa poco, questa è bella. Gli argentini avranno pensato... lo fanno i brasiliani, il simulatore di guida, possiamo farlo anche noi, cazzo. Intanto negli studi degli sviluppatori stanno già sgomberando per far posto ad un supermercato. Sta live vale solo per le battute, ragazzi, eh. A meno male che ci siete voi che tirate sul morale, che qua mi è presa la depressione con sto coso, che è. Oh, ma i cordoli però si sentono bene, eh. Non si capisce neanche se è una trazione anteriore o posteriore, per farti capire la precisione di questo simulatore. In realtà ho scaricato l'APK che va sul cellulare, ragazzi. Questo è un gioco per cellulare. Cioè, voglio sentire tutti gli altri youtuber, tutti gli altri quando lo proveranno. Aspetto di vedere Dan Suzuki cosa dice. Ma manco lo prova, secondo me. Che ci fa il rollbar in una 1.45?
sto cercando qualcosa, una feature su un elemento da salvare. Mi aiutate ragazzi, troviamo qualcosa. Cockpit con i tubi innocenti. L'audio che sia fuori o dentro è uguale, eh. Stiamo cercando un pregio a questo coso. Non mi dite l'audio perché no, sembra un ronzio. Così. Questa è una cosa positiva. Si percula per ridere, questo è vero. Butta fuoco, le ruote si sporcono fuori pista. Ah, sì, è vero, questo è vero. Lo spazio sul PC dopo che lo... Ah, questa è bellissima. Questo è un pregio. Il pregio è che gira pure su 486. Comunque ve lo dico, prende un sacco di spazio, 5 giga. Dai, si può vedere, raga, dai, non è possibile nel 2024 proporre ancora sti titoli. Ah, una cosa che non funziona, lo specchietto retrovisore, c'è soltanto quello sopra. Ma che è sto coso? C'è pure un replay, aspetta. Il drone che non segue, ovviamente. Ah, sì, ah. E il drone mai abbandonato. Si possono fare le live così, raga? No. Guarda questa inquadratura, la fisica, ma che fisica, Vincenzo amico mio, si sente nulla, né cambio, né spostamento di carico, nulla, non... ma non assomiglia neanche alla Fiat Uno se la guardate bene. Attenzione, c'è il replay, le Mans Ultimate non l'aveva il lancio, questo è vero, grande verità, ecco un punto a favore. Ma guardate questo circuito com'è bello spoglio, non si vede nulla, man. Si vede che sono... avvilito, con totale avvilito. Cioè io penso che ci sono giochi su cellulare che sono graficamente migliori. Ma guarda qua, ma che un poligono hanno fatto, una guarda, si vede pure, somiglia ad una lava biancheria. No. Il conte bianco nero dice: non abbiamo capito il senso vero di sto gioco, lo hanno fatto uscire apposta per le serate scazzo. Ma neanche. Andrea, che vegetazione rigogliosa, bella la polvere. Intanto leggo così. Allora, è veramente grave non essere neanche a livello di un gioco di 20 anni fa come il primo R-Factor. D'accordo con te Andrea, questo comunque mi fa un po' interrogare sull'onestà di certi articoli di Anteprima usciti a maggio, dove si parlava di un prodotto un po' vintage sotto certi aspetti, ma comunque con del potenziale. Vincenzo, metti tutto ultra, almeno farò schifo in realtà le soluzioni. Ah, una cosa positiva ce l'ha, l'ho trovata. Il caricamento immediato. Ho trovato qualcosa di positivo. Potrebbe essere usato per fare un dispetto ad un amico regalando le collisioni. Ma boh, ti faccio vedere le collisioni, aspetta. Sono passato in mezzo a un cartellone. Collisioni. Si è sentito un tru. Vediamo. Il nulla cosmico, ragazzi. Cioè, con tutti i motori grafici che ci sono, collisioni eccetera, che potrebbero fare qualcosa di buono, nulla. Perché Ritorno al Futuro 3, scusa, fammi capire, due blocchi di granito che cozzano tra di loro. Questa è bella pure. Mario Kart è meglio, ciao. Ma cazzo, Carmelo, su, io ce l'ho ed è vero, questo è un gioco indie per cui è una cagata. Grande Eugenio, il carbonio, quello è resistente. Oh, c'è un'uscita, devo andarci. Aia, un real engine. Un real engine 0.9 RC. Questa è bellissima. Mamma mia, un Real Engine 09. Dai commenti deduco che questo gioco è un da lavoro. Sì. Comunque, se Steam chiede il perché del rimborso, è meglio dire: mi è saltato il gatto sulla tastiera, piuttosto che ammettere di averlo comprato volontariamente, si rischia il TS. Però l'Iveco Daily in pit lane è fatto bene. Porca troia, mi piacciono le lacrime ragazzi, porca miseria. C'è una live così, e questa è la più bella live che io ho mai fatto, con un gioco così, e che voi che mi fate le battute che io rido. Ma ragazzi, spettacolare. Ma il drone sta fermo? Sta fermo perché è un palandrone. Pelandrone, un pelandrone. Pelandrone, bellissimo. E ma con la grafica che sembra in braille, forse era meglio non metterla.
Scusate, raga. Ma la fisica com'è? Fa cagare. La fisica sarà disponibile la prossima. No, guardate che belle gobbe, ragazzi. Cioè, fossimo nel 2008, allora uno dice, vabbè, minchia, guarda che bello. Allora, facciamo un campionato su pista motorsport, puoi giocare da smartphone. Claudio Cerrai, la fisica sarà un DLC a parte. Poi, il mio falegname con 30 euro faceva meglio. Si possono contare distintamente i monigoli. Il drone si è suicidato. Sono bulloni. Le ruote sono bulloni. Mamma mia, hanno sviluppato il gioco prima che avessero inventato la ruota. Ah, una cosa voglio fare. Voglio mettere Cloud al 100%, Wet al 100%. Tac! 6:30 del mattino non si vede un cazzo. È normale secondo voi? Allora, ah, aspetta, qualcosa di buono c'è, raga. Qualcosa di buono c'è. Allora, non capisco cosa sono quei poligoni lì sotto che si muovono, però. Gomme da bagnato. Ma cosa stiamo vedendo? Pista motorsport, le prime impressioni. Ah, è Minecraft. Ok. Uff. Ah, vai. Voglio vedere se c'è l'effetto aquaplaning, ragazzi. Ah. Sul bagnato. Ah, però quando passi sull'acqua, fammi vedere sta pozzanghera. Avevo cantato vittoria. Minchia, non male. Passi nelle pozzanghere come se non ci fosse nulla, però, Vedere. Dai, peccato. Prime e probabilmente ultime impressioni, sì. Allora, il bagnato, ragazzi, vi dico una cosa. Cioè, come si comporta quando si accelera? Potrebbe. Però quando arrivi qua, vedi? Vedi ste pozzanghere? Non si sente nulla, è un peccato. Non ci siamo, raga, non ci siamo. Qualche cosina c'era di positivo, ma... Sono abbastanza deluso. Per quanto sia early access, non so con questo tipo di motore grafico quanto... che tipologia di miglioramento ci possa essere, perché non c'è nulla, raga, non c'è nulla sulla quale uno dice, vabbè, mi potrebbe esaltare la fisica, l'audio, non è un qualcosa che ti tiene incollato a dire, vabbè, ok, ho un po' di pazienza, vedo di aspettare un attimo e allora... non so se riesco a... Non lo so, non dà quella voglia di dire vabbè, aspettiamo, vediamo lo sviluppo, ti do fiducia, andiamo. Cioè, non... È come se ci fosse una mancanza di passione su quello che è stato fatto, è come se fosse il progetto fosse uscito rapidamente, dobbiamo uscire, assolutamente. No, io avrei preferito fermi, ripartire da zero come ha fatto Jan Bell, piuttosto che tirare fuori sto giochino da Android. Cioè, non ha senso così. Non ha assolutamente senso. Non ha... Non lo so, così è proprio improponibile. Proprio. Ma l'acqua che entra dentro è praticamente l'essenza della rappresentazione di questo progetto che fa acqua da tutte le parti. Cioè, proprio... Io vi ringrazio veramente tantissimo per avermi seguito in questa oretta insieme a me, in cui mi sono stradivertito al di là del titolo che fa c***o, abbiamo capito tutti. Quindi grazie infinite per avermi veramente fatto ridere tantissimo. E niente, le conclusioni che pista motorsport finirà nella spazzatura per quanto mi riguarda, almeno che non ci siano veramente grandissime novità, ma non credo proprio. Quindi ragazzi, un abbraccio, un saluto, vi ringrazio per avermi seguito, da Fabris è tutto, la live finisce qua.